ora dovreste sentire l'audio di gioco. Sentite l'audio di gioco per caso? Gabri! Ah no, niente, io mi è venuto fuori la cosa sbagliata. Grazie mille, Snake, per il follow! Cioè, no, non è vero, Snake... Ter, ho dimenticato la T. Olè, forse ho loggato col profilo sbagliato. Vabbè, ci saranno gli scarafaggi in entrambi, sono 2 settimane che non loggo. Ops. Vabbè, comunque sentite l'audio di gioco, bene, io non lo sento perché sono una persona molto triste. E... era da un casino che non usavo la capture card e non attaccavo la Switch. Alla fine forse ho trovato il modo per attaccare la Play, era un'impostazione da cambiare, anzi due. Però adesso ce l'ho di là che sta scaricando un gioco e... sì, perché non ci ho pensato di prenderlo. Sei anche tu su Animal Crossing, molto bene. Da quanto giochi? Okay. Ah, ma io, cioè, io sto guardando dal coso minuscolo, aspettate bene che almeno guardo da quello grande. Olè. Io l'ultimo aggiornamento, no, pare che non so neanche quando è uscito, sono momenti, perché prima me l'ha aggiornato, ma non ne sapevo mezza. Che cosa hanno aggiunto? Hanno aggiunto qualcosa? Che non ne so proprio niente. Cioè, sono passata da giocarci un casino al nulla. Ok, no, sono con il mio profilo. E ho sbagliato con l'altro, ho scelto di ripagare con le miglia di Nuke invece che con le stelline. Devo fare ancora la tenda. E Super Brigade di solito lo facciamo soltanto per i sub, il poter, cioè lo scambio di codici, diciamo, poter andare nelle varie isole. Ma scusate, io non dovevo avere gli scarafaggi dopo una settimana? Era un mese? Allora ho sbagliato. Quindi non ho gli scarafaggi in casa? No, dai, era divertente schiacciarli. No. No. Devo cambiare il titolo adesso. Scusate, ero sicurissima che ci fossero gli scarafaggi. Ma forse perché me l'ha considerato aperto il gioco per tutto questo tempo? Di aderezza nella tenda ci sono gli scarafaggi. Possono esserci nella tenda gli scarafaggi. Allora qua, come avevo detto l'altra volta, queste rose, ci deve venire la piscina. Quante erbacce. No. Ci deve venire. Che bene. Ma come sto? Abbastanza bene, grazie. Tu come stai, Ricky? Ho detto che sei malinconico oggi. Come mai? Ok, no. Non avevo delle altre rape. Ok, perfetto. Questa rapa più che marcia è tipo... cioè dovrebbe essersi già decomposta completamente da tanto tempo che non ci gioco. E come mai, Ricky? Che cosa succede? Ma dai, non c'eravate? C'erano anche prima, io non l'ho visto prima. Non mi piacciono questi fiorellini, adesso cambio con le stelline. Cioè, in realtà sono carini, però non stanno bene con il vestito. Non ce li ho. Ah, l'ultima volta che abbiamo fatto la live su Animal Crossing è stato l'11 agosto. Se non sbaglio, per il compleanno della Marty, che siamo andati a fare la festa a casa sua, cioè nella sua isola. Comunque, fra ogni tanto andrò a vedere come ha messo il download sulla Play e cercherò di riattaccarla qua il prima possibile.
No, mi dispiace tanto, Ricky. Mi dispiace davvero tanto. No, ma devo proprio pulirla tutta. Cambiamo il titolo qua, che gli scarafaggi non ci sono, ma... Non siamo a primavera, ma vabbè. Facciamo finta di sì. Ops. Allora. Voilà. Comunque per la prossima settimana è confermato che i pomeriggi non ci sarò, purtroppo. E stavo pensando di... Guarda come sono di quel tavolo. Di fare più o meno tutte le live verso le 7, quindi tipo dalle 7 alle 9, e poi il sub day mercoledì sera, che facciamo, continuiamo l'anime, cioè poi Science Fell in Love, e poi iniziamo quell'altro. Circa quasi pulito. Un'altra cosa che in realtà volevo fare dopo. Non sto portando Undertale in questo momento perché volevo cambiare la console il prima possibile, e su Undertale è più brutto staccare cose a caso che qua. È un consiglio che l'altro giorno che pensare diventa triste. Non sono molto brava in queste cose, purtroppo. Stavo pensando a persone vicine a me che se ne sono andate. Se intendi morto, poi, perché potrebbe esserci il dubbio, dato che hai detto andato. E alla fine c'è solo mio zio. E alla fine dura un pochino, dipende quanto è vicino a te, il tempo che ti servirà per passarla è proporzionale a quanto ci eri legato. Quindi se ci eri legato ma non troppo, dai, una settimana sei a posto. Cioè, è molto brutto dire così, però nel senso non è che te la dimentichi, semplicemente stai meglio. E perché ti rendi conto che non ha... Sì, cioè nel senso non è utile stare male. Quindi potresti provare a obbligarti a non stare così male. Io di solito faccio così, effettivamente faccio così. Dico, vabbè, ma sto male, che non sto male è uguale. Qui tanto vale non stare male. Ho sbagliato, ho detto di sì. Però mi rendo conto che la mia visione delle cose è un pochino brutale. E quindi i miei metodi sono abbastanza brutali, quindi potrebbe non essere adatto a tutti. E non è che è così immediato, non è che ci vabbè, adesso sto bene e poi stai bene, assolutamente. Però è già qualcosa, tipo un passo in avanti. Cioè, ma tutti quelli, forse uno glielo posso dare, ma che schifo. Allora, dicevo che a me sarebbe piaciuto oggi stravolgere il piano e tra l'altro mi sa che non è andata di nuovo Sindra, e quindi adesso scrivo che siamo in live. Volevo cambiare completamente i piani, provare Fall Guys e poi colpo di scena, devo acconciare una parrucca. Quindi l'avrei potuto fare live anche questo, questa roba.
Cos'è? Testa di Vespa, no, no, cioè capivo che fosse di un secchio, però non capivo cosa fosse. E niente, quindi dopo avrei fatto anche quella cosina lì. Sì, mi obbligo a farla. E io non sono probabilmente capace di acconciare le parrucche, però. Oh, costicchiano. Io trovo sempre dello stesso colore, queste luci, uffa. Ah, però comprate anche da me, signorini. Sì, lo sappiamo. Sapete che da tantissimo che non compro le rape anche. Accidenti. Solo che le ho vendute le ultime, altrimenti addio. Faretto, antenne. Quelle li posso tenere. Ok, direi che ci siamo. Beh, 21.000, dai. Adesso però dovrei switchare di nuovo account per andare avanti. E avere la casa invece della tenda, cioè arrivare a 8.000 miglia Nuuk. Aspettate che dovrei aprire la mia schermata. Eccoci. Vorrei tanto quando corre, vorrei tanto che iniziasse tipo corri corri Jimmy Verdura nella canzone di Sio. Allora, devo, non so da dove iniziare, ho troppa roba da pulire qua. Iniziamo da sinistra. Ho fatto bene, c'erano delle altre facce. Mamma mia. Ma non c'era un coso. No, non c'era un coso più veloce, vero? C'era un coso più veloce, non l'ho mai usato, aspetta bene. Sicurezza prima di tutto, assolutamente. Oh no, che hai trovato. Non sono convinta. Ah, ecco. Ecco cosa fanno, niente, pensavo aiutasse contro le erbacce. Allora niente. Questo lo possiamo tenere e fare altro tanto nel frattempo. Tipo raccogliere tutte le arance, poi le vendo. Non mi faccio dei soldi. Senza rape, come devo fare? Allora, prima facciamo quella zona qua, però non dovrei aver messo altre palme di qua. Ok. No, adesso facciamo poi solo il piano terra, che altrimenti non finisco più. Una moca, non so dove metterla. C'è al centro estivo una bimba che alla fine si è fatta comprare Animal Crossing per colpa mia o per merito mio. Dica Gabri. Te l'ho detto che faceva schifo. Come stai? Immagino, si sentiva dall'odore. Mio fratello ha mangiato del salmone affumicato che puzzava di vomito.
Non so con che coraggio l'abbia fatto. Grazie, te, Invertarik. No, vomito. No, vi giuro, cioè, sono andata in cucina e sembrava tantissimo. Cioè, capivo che era il salmone, però sembrava tantissimo vomito e faceva veramente schifissimo. Se tu mi fermi, cominciare a disabbonare. Ma come? Già ci sei? Non so se riuscirai, però in caso. Ci vai a Sigurtà? Non so, era molto per il no, se ricordo bene, però magari è cambiato qualcosa nel frattempo, non lo so. No, perché dato che non vado in fiera a lavorare, l'ho scoperto ieri, non l'ho scoperto ieri l'altro, ieri l'altro, no, ieri l'altro, e potrei andare a Sigurtà, quindi in caso. E infatti volevo fare un oh, Vespe. Volevo fare un giveaway già, quel giveaway del Sigurtà in cui metto già una di quelle due borse che ho. Sì, mi caccio. No, ma sono tutte e due, uno per i sub e uno per tutti come giveaway. E i sub in quella per tutti ovviamente hanno più di un numero. E funzionerà così in tutti i giveaway. Questo è un buon motivo per non disabbonarsi, Gio. Avere più possibilità nei giveaway. Anche se non credo che riuscirò, cioè che potrò mai darvi una figura, a meno che non divento ricca. E il codice sconto potrei, invece del sito, potrei darlo soltanto ai sub. Oh, fantastico. Ciao Ele, grazie mille per il follow. Ah sì. Dici che la borsa di Final Fantasy non la vuoi? Che cosa di Sigurtà? In che senso? C'è l'evento al parco di Sigurtà. O se no, se dici quello che ho detto io, intendevo il giveaway. Non sono un fan accanito. Io non ci ho mai giocato. Prima o poi l'avrei voluto recuperare, però ammetto che viva sempre meno. Ciao Ele, cosa faccio oggi su Animal Crossing? Guarda, dovrei rendere la mia isola presentabile perché l'ho abbandonata per più di 2 settimane. E infatti ero convintissima di beccarmi gli scarafaggi e già non l'avevo finita prima, infatti vedi che è ancora un pochino così. E quindi no, cioè la sto pulendo perché sono venute tutte le erbacce ed è una cosa molto, molto brutta per questa povera isola. E almeno ho rifatto il login e volevo sistemarla un pochino. Il problema è che poi mi sono dimenticata di fare i vari login con l'altro profilo perché adesso ti faccio vedere. Volevo fare una piscina di quelle tipo comunali, no? In cui andare a fare il nuoto proprio, cioè poi ti devi iscrivere. Cioè, ok, l'iscrizione non la puoi fare, però una cosa del genere. E anche se non è questa la strada per arrivarci, è ancora molto work in progress. Sì, se te lo stai chiedendo, sì. Allora, questa cosa, sì, qua poi sposterò così poi tutto simmetrico. Questa tenda diventerà una casa che sarà la piscina. E dentro farò tipo la reception, gli spogliatoi, la tribuna e la vasca. Solo che è ancora una tenda, quindi è lunga. Per i soldi, cioè, posso anche passarmeli da qua, che non è tanto un problema, da cosa principale. Cioè, oddio, non è un problema. Appena riprendo, tipo stamattina mi sono dimenticata che c'erano le rape, perché non le prendevo da un po'. E quindi devo fare anche dei soldi, però tanto prima di arrivare all'ultima. C'è sto coso. All'ultima. Stanza, ci vuole un po'. Prima domenica di settembre ogni anno. Cosa? Ah, quando lo fanno? Scusa, non avevo letto Tein.
Sì, è il prossimo weekend. Quindi c'è sabato e domenica prossima. Cosa che... Scusa, non l'ho letto. Cosa che mi ha detto? Ah, ho capito. Bellissimo. Sono molto belle, regalamele. Trovato. Pavimento d'oro? Non lo posso mettere in piscina, mi sa. Ci sto pensando, ma non credo. Sarebbe molto sfarzoso, è uno spogliatoio con pavimento d'oro, però non credo che abbia senso. E mi sono persa l'insetto mania per l'ennesima volta. Cosa non è stata molto convincente da andare a Sigurtà, ma non è, cioè, 100% ancora sicuro per me. Stavo dicendo, sono un idiota. Questo ha fatto male, ha fatto molto male. Fatto malissimo. Cosa? Allora mi sono persa. Ah, sì, ho visto che paghi. Vabbè, però paghi 5 euro per entrambi i giorni. Cioè, non è che sia tanto l'ingresso. Cioè, è ancora decente. E soprattutto se ci vai tutti e 2 giorni. Cioè, sono 2,50 euro al giorno in quel caso. Probabilmente perché tanti facevano i furbi, secondo me. Ma non lo so, non ne sono convinta, però forse qualcuno lo faceva. Credo sia ancora gratis per chi va a fare la sfilata sul palco. Lì cioè, però ti devi comunque scrivere prima e se non sbaglio devi portare un cosplay della Disney o forse Pixar anche. Io vado con Disney Pixar, ovviamente. E cose comunque per bambini o non so se è soltanto poi per le principesse, questo non lo so. Perché non ho nessun cosplay di principesse, quindi non mi sono interessata. Ah, parlare del riabbonarti. Allora, se vado a Sigurtà e se riusciamo a organizzare un photoset, due photoset, dopo a Verona volevo portare il cosplay di Nero dall'Arena di Verona. Questo basta. C'è Nero o quella col Cipao o quella... O provo con un corsetto ad entrare in quell'altro vestito. Non ci entro. Ma quante farfalle belle che ci sono oggi. Oh. No! Ecco, c'è cioè più o meno il mio metodo di gioco. Rispecchia benissimo la mia capacità d'attenzione. Io devo sistemare l'isola. Io farfalla! Ecco, sì, proprio così. Non sono molto felice. Ma sapete che ho scoperto ieri mattina che la sinestesia è tra i sintomi, cioè, o è forse uno dei sintomi più diffusi. Se mi ricordo bene, cioè me l'ha detto ieri mattina, ma non dimentico, ciao. E del disturbo dell'attenzione. E non l'avrei mai detto. Non so se qualcuno di voi, cioè non dico soffre perché non è che sia una malattia, non so come si debba dire in questo caso. Ha episodi di sinestesia. E praticamente la sinestesia è quando associ una parola,
di una sfera sensoriale o anche di non proprio di sfere sensoriali, diciamo, ha un'altra cosa in una sfera sensoriale, tipo un colore. Di solito è un colore ha una parola, o tipo un nome o cose del genere. Poi ci sono anche altre cose, tipo anche il tatto, il gusto, l'odore, però la più diffusa è la vista. E io ho la sinestesia per quanto riguarda soprattutto i nomi di persona, quindi per me i nomi di persona sono colorati. Non è associare la persona a un colore, no, è vedere un colore nel nome, cioè non so come spiegartelo. Per me, metti, il nome Luciano è blu. Il nome Joe è verde. Luciano è Ciano. No, non ci ho mai pensato. Sì, oddio, ho pensato adesso al fatto che la Abaca ha i capelli verdi. Però il nome Giovanni non è verde. Solo Joe. Non so se anche con le persone così. Era. Cioè, noi parlavamo per quanto riguardava le parole, non so anche se altre cose. Giovanni è rosso. Allora, come dici scrivi? Che colore volevi? Altro faretto, direi di metterlo come nero. No, un nome nero, forse è Lucrezia, anche se ha un sì, forse sì, Lucrezia. Il tuo nocciola, cioè quel marroncino, cioè non nocciola, è nocciola. Il colore tipo col beige, crema, nocciola. Ho sbagliato tasto. Dai, nocciola non è male come colore. E soprattutto il gelato alla nocciola è buonissimo. Ed è dello stesso colore. Fantastico. Allora. Oh. Ah, è vero. Tasche, faretto, olè, così si illuminano bene i vestiti da sirena. Alessandro è rosso, è sia rosso che blu Alessandro per me come nome invece. Stavo pensando all'altro labbo. Però credo che sia un pochino, cioè a volte sono un po', come si dice, influenzata da fattori esterni. Perché cioè mio padre si chiama Alessandro e il suo colore preferito è il rosso e secondo me è per questo che le ho associate. Non so perché lo vedo blu, vabbè, credo ci sia effettivamente un motivo per cui lo vedo blu. Potrei fare tipo il titolo su Twitch, dimmi il tuo nome e dirò il tuo colore. Geniale. Lo posso mettere come comando, così avete qualcosa da fare con i punti canale. A proposito, vado un attimo a vedere com'è messo il download dell'altro gioco. Vabbè, Joe, il tuo preferito è il nero, ok, ma è diverso. È che mio padre ha sempre avuto le cose rosse, ha sempre scelto le cose rosse. E in casa comunque,
Si tendeva al rosso, se doveva regalare qualcosa si regalava di rosso, se dovevo scrivere il biglietto d'auguri era rosso, quindi è molto più sentita la cosa, cioè non è che dico ah il tuo colore preferito è quello, allora è quello il tuo colore, tipo un altro mio amico si chiama, cioè a parte che il nome e il soprannome hanno due colori diversi, quindi aspetta bene, non è che tu sei verde, il nome, la parola è di quel colore, non tu. È diverso.